Parlarci con Raffaella, anche io ho pensato nel raccontarci un pochino cosa vuole essere Equa al titolo di un libro molto più sconosciuto di Q, che è uno dei libri che tanti di noi conoscono, che è Il futuro al cuore antico di Carlo Levi. Ed è proprio da questo titolo vorrei partire per raccontare il senso profondo di Equa. Equa è il primo incontro nazionale, sicuramente dopo tantissimi anni e sicuramente da che ho memoria io, che vuole mettere al centro la lotta alle disuguaglianze, i diritti sociali e le azioni in contrasto a ogni tipo di disuguaglianza e pratica di esclusione sociale. Evidentemente questa era una descrizione troppo lunga per essere un titolo di un incontro nazionale e quindi l'abbiamo abbreviata in questo modo. Ma Equa vuole mettere al centro il cuore antico della nostra associazione, che nasce, come ricordava Raffaella, 65 anni fa, e che nasce proprio come la condensazione dell'insieme delle tantissime esperienze solidali figlie del movimento operaio. Dalle case del popolo sono state ricordate, alle società di mutuo soccorso, alle esperienze cooperative, alle camere del lavoro. Attorno alla nostra storia sono nate le prime auto-organizzate forme istituenti di un popolo che in quegli anni voleva farsi classe e lo voleva farlo e voleva diventarlo rispondendo collettivamente, insieme e non individualmente, alla povertà, ai bisogni materiali, all'assenza in quegli anni di un servizio sanitario pubblico, quindi di un welfare state. Anche iniziò, e questo si generò anche a partire da queste terre, da questa regione in cui emersero tantissime esperienze mutualistiche e di solidarietà. E il filo rosso, anche il segnale, la politica che ci portò e ci porta a questi giorni può essere secondo me rappresentata dalle parole di Gnocchi Viani, che è il fondatore della Camera del Lavoro di Milano, che ci raccontò che tutto quello che fecero venne fatto per creare le condizioni affinché i diseredati fossero in grado di risollevare se medesimi, quindi con un'accezione ben definita e ben politica. Ma del resto questo nostro cuore antico, come ci diceva Levi, è possibile trarre un filo rosso che ci porta anche ai nostri giorni. Crescono le disuguaglianze, dal 2005 le persone in povertà assoluta erano il 3% della popolazione, nel 2019 l'8%, 2019 è ben prima della pandemia. La forbice tra ricchezza e povertà estrema si è acuita, crescono le disuguaglianze e le esclusioni formative, educative e tecnologiche, è interrotto ed è stato ricordato l'ascensore sociale, si aggravano nuove espressioni di disagio sociale che fino a 30-40 anni fa in tanti casi non esistevano e forse non erano neanche immaginabili. Le solitudini involontarie, i NEET, l'Italia è uno dei paesi in Europa con il più alto numero di giovani sotto i 29 anni che non lavorano, non studiano e non cercano lavoro. E sono in crescita le discriminazioni e i fenomeni di razzismo e xenofobia, come ci è stato ricordato poco fa. E tutto questo dobbiamo dircelo con chiarezza qui a Equa. Le responsabilità non sono della pandemia e non sono della guerra. Le responsabili sono state, e io credo, sono convinto che siano di un sistema, di un modello di sviluppo che le ha generate queste disuguaglianze e che sicuramente sono state acuite dalla pandemia e dalla guerra stessa in questi giorni, ma non prima, la situazione era grave lo stesso. Un modello di sviluppo per il quale il dominio e l'accumulazione sono diventati nuovi paradigmi, il dominio di genere, il dominio delle persone sulla natura, il dominio del grande capitale finanziario sul lavoro e sulle persone. In questo quadro, in questi mesi, l'ARCI però ha dato dei segnali fortissimi. L'ARCI ha dato un'incredibile prova di sé negli ultimi due anni, ma che parte da lontano, non solo dagli ultimi due anni, tante esperienze erano attive ben prima di questa pandemia, e ha dimostrato ancora una volta che appunto il cuore antico in realtà è vivissimo e guarda soprattutto al futuro. In tutta Italia l'ARCI, comitati, circoli, operatori e operatrici hanno messo in campo migliaia di azioni di solidarietà e di mutualismo, e l'hanno fatto mettendo al centro il senso profondamente politico delle tante azioni di intervento sociale. Io parlo di senso politico, voglio sottolineare il senso politico di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato fatto e quello che viene fatto
tutti i giorni e verrà fatto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché politiche sono le scelte che hanno determinato queste disuguaglianze e quindi politiche saranno e dovranno essere le azioni che le combatteranno, le disuguaglianze, e faranno in modo che spariscano. Ecco quindi l'occasione anche per ritessere il filo che per una volta, dopo appunto tantissimi anni, e io credo forse la prima volta negli ultimi 20-30 anni dentro l'ARCI, ritessere il filo tra tutte queste esperienze, riguardarci di persona, tra tutte e tutti noi per la prima volta, e farlo di persona in questa città è estremamente significativo ed è un segnale veramente forte. E costruire quindi un nuovo percorso, questo è, possiamo dircelo, il primo momento tematico di discussione del congresso che ci porterà nei prossimi mesi a fare un percorso molto lungo di elaborazione politica, e qui abbiamo deciso di farlo partendo da tutti coloro che hanno dato un segnale al popolo italiano, alla popolazione in difficoltà in questi mesi, mettendo assieme negli stessi tavoli tutti coloro che in questi anni hanno servito un pasto a chi non ce l'aveva, a chi ha inaugurato un servizio di prossimità magari in un paesino o un'area interna del paese, mettendo assieme tutte le persone che hanno, aprendo le sedi, hanno fatto sentire meno solo le persone. Mettiamo assieme nello stesso tavolo tutti coloro che hanno aiutato una donna vittima di tratta o di violenza, oppure organizzato un presidio antisfratto, un gruppo d'acquisto solidale, oppure, come è stato ricordato, hanno messo a disposizione di circoli, spazi musicali con dei palchi per ospitare persone che non avevano spazi in cui dormire, oppure tante operatrici culturali, musicisti, artisti, e Bergamo è stata una delle città che ha dato un esempio fortissimo a tutta l'Italia, che si sono rimaste senza lavoro, messe subito a disposizione e hanno distribuito pasti alle popolazioni in difficoltà, mentre fino a 3 ore prima facevano ballare le persone in un DJ set o in una sala concerto. In questo momento in cui le organizzazioni, nonostante il grande contributo che è stato dato nel paese, hanno dato il segnale che hanno dato, sono spesso, in alcuni casi ancora, come ricordava il nostro presidente, attraverso anche questo nuovo codice del terzo settore, viste male e sono danneggiate. Rodotà, vorrei citare una persona a me molto cara, che è Stefano Rodotà, che scrisse che il solidarismo è il mezzo per radicare la Repubblica e dotarla di una nuova legittimità. Ecco, io credo che a partire da ECO, a partire dal percorso congressuale che forse oggi inizia ufficialmente, tutti assieme potremo riuscire in questo obiettivo che anche Rodotà ci ha ben descritto. Buona ECO a tutte.